questo volume di ricercazione, Ordalie, Memorie e Memoriali per la Pace e la Convivenza, parliamo in particolare soprattutto di un contesto specifico, quello dei Balcani ed in particolare della ex Jugoslavia, attraversata dal lungo ciclo di guerre e di conflitto etnopolitico degli anni 90. Il conflitto etnopolitico lavora in particolare sui luoghi della memoria e sulle narrazioni culturali. Quindi parliamo di patrimonio culturale, del modo come i simboli cui in qualche modo alludono questi patrimoni culturali sono stati trasformati, manipolati nel corso del tempo, in particolare in conseguenza della guerra, e del modo come tuttavia essi continuano a mantenere dentro di sé un messaggio universale, come appunto patrimoni culturali che dovrebbero, e questo è il tentativo della ricerca, appartenere a tutti al di là delle divisioni di sesso, di razza, di etnia, di lingua, di cultura, di religione. L'evento di questo pomeriggio, questa conferenza di presentazione è patrocinata dalla città metropolitana di Napoli e dall'osservatorio per il centro storico di Napoli, sito UNESCO. In Kosovo ci sono alcuni patrimoni mondiali dell'umanità, penso ad esempio ai monasteri di Decani e di Gračanica. Sono patrimoni universali, sono patrimoni UNESCO a rischio, e l'UNESCO da questo punto di vista, oltre a prevederne la tutela ed in qualche modo impegnarsi per la loro conservazione, porta con sé anche un messaggio di carattere più generale, la promozione dello sviluppo umano, dello sviluppo sociale, del progresso sociale a partire dall'educazione, dalla scienza e dalla cultura. Noi pensiamo che appunto questo messaggio dell'UNESCO sia universale. Mi riferisco in generale a tutti i patrimoni, e nel libro si fa riferimento anche a questo, presenti nel Mediterraneo, in questo grande contesto che è di fronte a noi. Napoli è città a cuore del Mediterraneo, è porta del Mediterraneo, è ponte di dialogo tra popoli e culture. Ecco, i patrimoni culturali, in generale tutti i luoghi della memoria, tutti i luoghi culturali che portano con sé queste simbologie, queste narrazioni molto spesso antichissime, continuano ancora oggi a parlare e a parlare al futuro, appunto un futuro che vuole essere molto più di pace e di convivenza, appunto di unione tra i popoli, di dialogo tra i popoli, che non di barriera e di separazione.